Altri 9 arresti nell'operazione Masnada, denominata Ter, che segue le prime due, rappresenta un approfondimento e uno sviluppo di quanto emerso nelle precedenti indagini che hanno riguardato gli stupri di gruppo commessi su una ragazza all'epoca minorenne a Seminara. Serve a sottolineare e a ricostruire il quadro di degrado che c'è in questa vicenda, che coinvolge una e forse anche più ragazze che sono state oggetto di violenze sessuali ripetute e assolutamente con un senso proprio di una violenza che proprio ha manifestato una condizione proprio di inconsistenza della donna, che è stata veramente trattata alla stessa stregua di un oggetto del desiderio, di un oggetto di un giocattolo. È una situazione che ci riporta ad altri tempi e che si è sviluppata peraltro in un paese piccolo, in un paese in cui molti sapevano, e questo ci fa pensare. E noi abbiamo già fatto una fase dell'indagine, della complessa indagine, la fase 2, ha riguardato proprio un tentativo di intervenire sulle indagini, di condizionare le testimonianze, quindi è indirizzata alla fine di alterare i dati processuali. Quello che succederà dopo non sono in grado di dirglielo, ovviamente, ma certamente la nostra attenzione è su tutti i soggetti, e quindi certamente manterremo un controllo sui fatti e sulle persone, perché poi adesso che ci spostiamo nella fase più importante, perché non dobbiamo dimenticare che quello che stiamo dicendo riguarda dei soggetti che ancora non sono stati condannati, siamo ancora in una fase investigativa, anche se c'è una misura cautelare, anche se c'è un provvedimento del giudice che sostanzia quella che è la nostra forza probatoria, della quale siamo certi, però dobbiamo ancora affrontare la parte più difficile, che è la parte processuale,